E ciao a tutti, gente, qua che parla Squeak con un episodio di Cibirobo Clean Sweep. Nella scorsa puntata abbiamo incontrato i Free Rangers, le teste d'uovo, solite in italiano, e pulito due parti della cucina. Oggi faremo praticamente la stessa cosa, fin quando non puliamo la cucina del tutto faremo così, ma non manca davvero molto. L'unica parte che potrei pensare sono quel tavolo lì in ferro e la parte là sopra che si è vista per un momento bianca, che era la cappa. Cibirobo! Per favore, finisci stasera. Ma tanto era finita la giornata comunque. Ora per il momento hai 2212 punti cuore. Come risultato, la tua cibo in classifica è ora. Adesso dovrebbe esserci un level up, siamo sotto i 10.000. Cavoli, guarda lì. Sei passato da 10, da 1089 a 826. Buonasera. Oh! Level up. La tua CB classifica è ora arrivata nelle top 10.000. Perfetto, perfetto. Come celebrazione della tua top 10.000, un bonus è arrivato dalla Circusoft. Più 20 di batteria. 200. La tua batteria è stata decretata a 200 watt. Per altre cose, ora usare la mating machine può allungare la tua corda. Ora può essere estesa fino a 270 centimetri. Per altre roba, Wonder Time. Ah, adesso ha una nuova selezione. Vuoi cambiare il tempo? No, ma va bene questo. Ok. Nel caso il tuo rank non si alzasse? Beh, allora prova a pulire altre stanze. 100%, ok. Cerchiamo di raggiungere il livello 1. Adimo, ci però vuoi salvare? No. Direi subito di allungarlo. Sempre utile. Vuoi usare la Mantic Machine? Sì. Andiamo allora. E costo è 290, ok. Però questo green screen dovrebbe tecnicamente coprire l'immagine, ma io vedevo ancora il coso. Ben fatto! Il massimo della corda è stato allungato di 270 cm. Quindi un'altra giornata è arrivata, dobbiamo riuscire a rendere qualcuno più felice. Andiamo! Come vuoi, Telly? Notte, quindi tanto nulla sta succedendo con la famiglia. Metto una borsa di polvere perché comunque non riusciamo più a caricare in una botta sola tutto quanto la casa, fa 500 alla volta, quindi a 400 era la posizione più giusta che farlo. Direi di stare la notte a scavare un po' nel sotterraneo, sperando di avere altre cibi prese, diciamo. E poi il giorno dopo vediamo cos'altro c'è da pulire in cucina. Non importa quanto scaviamo, ogni volta che troviamo qualcosa è sempre spazzatura. E il sergente diventa sempre più arrabbiato e sarebbe sempre con noi. Questo stile di vita è inconcepibile. Lascerò il resto a te, Cibirobo.
Benone. Avevamo sbloccato anche questa tuta qui, che fa luce. E la cucchiaio. Doppio bottino. Sì, questa è una delle zone che dovrei pulire, ecco. Conterà di sicuro tesori. Ciao, l'avevo detto che ce n'era una qui. Beh, è da considerare un tesoro, che dire. Mi ha staccato automaticamente la presa. Va bene. Sì, si è alzato di 7 sacche adesso abbiamo. Volevo andare a te perché abbiamo alcuni tesori. Oh. Sergente! Uno dei nostri soldati manca l'azione. Cosa? Cosa è successo? Non lo sappiamo, signore. Dall'azione. Dovremmo andarla a cercare? Idioti! La nostra missione è per cercare il tesoro segreto. Non per cercare... dei ranger. Che cosa pensi che sia la cosa più importante? La missione o te? La missione! Niente compassione, è la missione. Questo è giusto. Beh allora, iniziamo con la ricerca per il tesoro segreto. Signor, sì signore. Buondì. Ho dei tesori da darti, perché bisogna darli a lui i tesori, poi non ce l'è. Mi rende felice vedere che sta indossando la cosa correttamente, ok. Quello è un test da 0 punti. Sicuro, quello lì è un oggetto che è stato nascosto lontano, ma... Dobbiamo pensare a cose più importanti come il segreto, come il tesoro segreto. Ad ogni modo, bel lavoro aver trovato quello. Quello è rimarcabile. Cibirobo privato. Sergente privato Cibirobo. Ok. Per riconoscere il lavoro che ci hai messo, Cibirobo, ti darò il titolo di apprendista. Cibirobo è salito a livello apprendista. Quello è un gustoso anello. Kate lo usava per leccare ogni giorno. E deve essere davvero delizioso. Mi farà piacere usarlo per le mie cose. Per le cose dopo, va bene. Questo è rimarcabile. Apprezzo Cibirobo. Apprendista Cibirobo. Ok, allora. Per riconoscere del tuo atto, ti farò salire di livello. Ti darò il rango 5. Cibirobo è diventato apprendista rango 5. Questo poi. Quello è un triste opera d'arte. Sembra una foto di famiglia, ma la faccia del padre è manca. Questo è triste. Guardandolo in questo modo sembra di sicuro creepy. Ad ogni modo, di sicuro questo qua non sarà il tesoro di cui parla Kate, vero? Questo è bello, Cibirobo rank 5.
Ok, per riconoscere il tuo modo di fare, Cibiramo, ti darò il rango 4. E così va avanti la cosa. Quello è Cibirobo, non è. Perché ci sono due di voi? Un doppione? Ah, è una riproduzione. Non ti sorprende a te? Ok. Per apprezzare il tuo lavoro? Ti darò rango 3. Questo potrebbe essere un indizio sul quanti oggetti ci sono qua dentro, ma ci sono molti più oggetti di 3 rimasti. Ok. Oh, sì, questa è la parte più fastidiosa. Loro attraversano anche i muri. E scappano. Non c'è molto modo di prenderlo, sapete? Vabbè, attaccati al cavolo. Oh, ancora te ti levi dei marroni. Sembrava un posto perfetto per un tesoro. E qui? Ah, questo è uno di quei cosi per le foto. Ok. Non è davvero necessario a nulla quel coso, però. Ce l'ho ancora? Sì. Quando non ne ho più, li andrò a comprare insieme alla roba della cucina. Almeno qui c'è qualche tesoro. Bene. Non so ancora cosa serva, ma... Cheese. Coi occhi chiusi, perfetto. Ok. Se serviva davvero a qualcosa. Allora, andiamo in zone in cui tesori non abbiamo proprio trovati. Questa zona è vuota di per sé di tesori. In senso, non abbiamo trovato nessuno qua, quindi è molto probabile che ce ne siano. Non vedo prese in giro, però. Ah! Oh. Ma tra l'altro spawnano solo questi qua che rubano monete. Oh, questo è effettivamente un tesoro. Rananello! Figo! Strombolo. Grazie. Oh, qua c'è roba. Chissà quanti di questi sono dei fantasmi. Questo deve essere effettivamente un tesoro. Collare da cucciolo. Beh, allora immagino non ce ne siano altri tesori qui. Tutta spazzatura.
Tienetela qua, non, come vedete non c'è una percentuale di pulizia, qua non c'è da pulire. Quelli lì servono solo se volete avere punti cuore. Che ticchimette mi servono? Sì, ma sto andando comunque a una velocità pazzesca in confronto alle cose familiari. Pezzo di spazzatura. Cosa spatti nella spazzatura? Ma questi sono riformati? Oh! Giusto, ci sarà anche questa rottura di scatole. Ben 7 pieni. Ma tanto la giornata sta finendo. Un dente, quello che non vale un cacchio, ok. Pezzo nero, non ricordo se valeva qualcosa o se era tipo qualcosa di schifoso, tipo a carbone, mi spiace. Questo dovrebbe valere tanto. Ok, ripeto, finora sto avendo molta più fortuna per le serate normali che per le serate pulizia, diciamo, oro. Uno, due, ne ho sentito un altro. Vabbè. Ultimo. Dovrei tenerla per la spazzatura, ma ho un sacco di spazzatura normale piuttosto che polvere, quindi potrei usare quello per la prossima ricarica. E l'ultimo era sfigato, ma vabbè. Puliamo la schifezza che lasciamo noi. Oh, pulisci. Beh, dato che la serata sta finendo, direi di andare da loro e dare gli ultimi che abbiamo trovato. Dove siete? Okay. Quello è il collare di Lucky. È qualcosa di quando Lucky era solo un cucciolo. Dannazio. Questo non è. Trova il tesoro segreto. Ad ogni modo, bel lavoro per aver trovato quello. Questo è riconoscibile, Cibirobo rango 3. Ok, per riconoscere di ciò che hai fatto, ti darò il rango 2. Cibirobo ora rango 2. Quello è un ranello. Questo farebbe diventare qualcuno davvero molto nostalgico. È un rana accessorio. Questo è riconoscibile, Cibirobo rango 2. Ok, per riconoscere ciò che hai fatto, gli darò il rango 1. Cibirobo rango 1, ne ho ancora uno di tesoro. Continua a cercare per il tesoro. Ok, no, non ne ho. Tanto adesso scade. Perfetto. Oh. E la serata è fatta. Cibirobo. Per favore, finisci domani mattina. Se domani mattina ci occupiamo del coso. Oh? Oh. Ok.
Ora per il momento hai 2309 punti cuore. Come risultato, la tua CB classifica è ora. Beh, sta andando davvero di fretta la cavolo di CB classifica. Sei passato da 826 a 676. Se non sbaglio, per le ultime 10 posizioni in classifica ci vuoi un sacco di punti cuori per ognuna. Buongiorno. Ad ogni modo, Cibirobo, vuoi salvare? No. Andiamo. Qualcosa che abbiamo visto, non so se è qualcosa che si può attivare anche adesso o se era un coso per ricordarci che domani sera dovremmo fare sta cosa. Che non sembrano esserci. No, ecco, infatti, è qualcosa che dovrò fare di notte. Va bene, la prossima notte faremo quello. Che probabilmente sarà il prossimo episodio, però non lo so. Ora occupiamoci della cucina. Allora, uno dei miei sospetti era quel cavolo di strano tavolo. Questo tavolo qua. È troppo grosso per essere. Ok, preso. Però, Tellymark. Ci piro, arrivo. Sì, qua c'è tanta polvere. Spero mi sia avanzato una presa. Ti prego, dimmi che mi è avanzata. Ci piro, vieni. Dai, che ce la puoi fare? Grazie. Per il momento la cucina splende al 75%. Altri 6 spazi di polvere e 3 pezzi di spazzatura. 12 punti di sporcizia messi in giro. Pezzi di spazzatura si continuano a riformare sul tavolo. Quella zona lì sarà sempre sporca praticamente. Uff, grazie al cielo, ce l'ho. Meno ne dovrei avere la presa abbastanza lunga per pulire sia sopra che sotto. E questo è pulito. Ora il sotto. Anzi, meglio togliere queste lattine di Pop and Fizz. Freddo artico della Pop and Fizz soda. Mi piace un sacco che abbiano fatto un sacco di riferimenti a Park Patrol qua. Oh, bene, questa area è pulita. Credo che questo qua sia uno di quegli oggetti che però non compare nel TV show. Alcuni oggetti li pulisce ma non hanno un oggetto da cui essere sostituiti, infatti. Ora, credo che l'unica cosa che ci manchi. Quel coso là. Sto coso qui, la K, probabilmente. E il resto dovrebbe essere considerato pulito, manca il pavimento. Provo ad andare a pulire la cappa, poi se non è qualcosa da pulire inizio col pavimento. Perché è l'unica cosa che riesco a riconoscere come mobile. Le altre cose sono pulite, devo solo comprarle. Com'è che salivo qui? Ah, dovevo farlo dal tostapane. Perché ha senso.
Jump. C'è un Tellymark. Non è da pulire la zona però. Vediamo se sopra c'è qualche schifezza. Anche perché diciamo che ha detto che c'erano 12 macchie di sporcizia. Sembrano un po' troppe da essere sul pavimento e basta. Qui no. Praticamente niente. Non li può prendere lui però sti cosi. Odioso. Quello scaffale verde non credo sia una zona da pulire. Tanto meno quel enorme sbarre. No, in realtà c'è sporcizia anche lì. Sgamato, ok. Quindi è lì che vuole che vadi. Per non toglierci cose. Fai così. No, stai sotto. E dovremmo essere in grado da qui stare qua sopra. Ok. Wow. Ottimo, grazie. Lo tengo tale lì per sicurezza in caso cada, ma appena salgo qua sopra lo tolgo. Ugh. Zac. Lampadaria o qualcosa? Non sembra un adesivo, sembra qualcos'altro quello, cos'è? No, ok, è un adesivo pre-gigante. Questa sbarra di metallo non credo conti come qualcosa da pulire, però forse conta come pavimento questo. Infatti non mi ha dato nulla. Lampadario. La catena non è arrampicabile. Ok, allora iniziamo col pavimento. Quell'aria è pulita adesso. Sì, quindi topo non mi serve a niente. Cosa è rimasto da pulire nel pavimento? Ho visto un'enorme impronta di nebbia lì. Vabbè, quello che è, l'ho chiamata nebbia, non so neanch'io perché. Questo è uno di quelli che posso fare malapena? No. Ce la faccio. È un'enorme impronta di polvere, quindi ci metterò un'ora, però ce la faccio. Ok. Tre rimasti, ne vedo una lì che fluttua, però ok. Ah, c'è anche queste pronte le lacchi, ovviamente. Altra cosa che spawna di continuo. L'ho pulita? Ehi. No, guarda, è ancora lì, bastinchia. È notte, ma non voglio fare quella cosa. Lo vorrei tenere per il prossimo episodio. Quindi continuiamo a pulire la cucina. Topo. Tanti costumi che adesso non riesco neanche più a trovarli. Anzi, effettivamente avrei potuto lanciare la corda e evitare completamente il topo.
lanciandola direttamente sulla presa. Effettivamente forse devo usare sta presa per arrivare lì. Ok. Forse non la presa più ottimale, quell'altra lì dopo la porta era meglio forse, però. Chissà. Dimmi che questa qua è l'ultima parte, ci sono ancora le impronte di Lucky dannazione a lui. Ah. Ma è una volta che riesco a farlo decentemente. Toh, una sacca libera dovrebbe bastare, non le sto a fare tutte. Ma chi te? Adesso con l'aspirapolvere dovrei essere in grado di respirarli, vero? Sì. Grazie al chip 2 riesco a farlo. Ah wow, si riempiono in fretta. Ah, non mi servi. Faccio vecchia maniera. Impronta che ti sei salvata. Oh, ok. Quest'area sta splendendo. Canale TV. Oggetti piatti si sono aggiunti alle cose. Ok, dovremmo avere tutto per la cucina. Andiamo a comprarle per concludere l'episodio. No, non rompete le scatole. Vedete, siamo arrivati a un punto del gioco in cui quelli lì sono, si possono ignorare completamente, davvero non ce n'è bisogno. Però loro arriveranno comunque, ovviamente. Scusa, mi spiace dirlo, ma non mi interessate affatto. Ancora, vi levate dai marroni! Ecco, guarda, interagire con qualcosa li interrompe. Hanno paura della televisione. questo qua è tutto del codomino, sì. Questo l'avevamo preso. C'era questo, allora. Diciannove. Il 20. Questo abbiamo già preso, sì. Questo 22. Preso, preso. Questo non l'abbiamo ancora preso, 25. Poi il resto sarebbero tutti i cibi vacuum. Vi segno tanto per 5-6, ma non credo li prenderò. Niente. Priorità la casa. Poi quelli lì sono i chip, non dico meno utili, ma comunque i meno necessari. Ti permettono di pulire con l'aspirapolvere altre cose, oppure di essere più veloce con essa. Migliora l'aspirapolvere, nulla di che. Non ho neanche idea più di quanti mola ho.
Sono povero, no? 8.000. 19, non sono neanche stato a guardare i prezzi per quanto me ne fregassi. 20. Due. Venticinque. Zero. 0,5, non so se lo prendo, ma vabbè, prendiamo giusto per completismo. E 0,6. Benissimo, arriverà tutto domani. Ah. Perfetto. Non è dire quanto sono nell'episodio, ma dovrei essere pressoché alla fine. Direi di terminare la notte nella zona scava, nella zona scavi. Una volta terminata la notte, termino l'episodio. Questa zona devo smettere di guardarla perché c'è tutto. No, sbagliato. Dovrei ricaricare la casa, ma 200 dovrebbero bastare per una notte. Questa era la zona piena di buche, abbiamo già preso il tesoro qui. Il centro non l'abbiamo pressoché toccato. Sì, siamo nella zona centrale. Qua sembra un posto buono. Sì. È di sicuro un tesoro. Portachiavi. Il resto è spazzatura, vero? Sì. Anche lui è spazzatura. Oh. Uno interrompe l'altro, eh? No, 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 no. Non rompere i coglioni. Va bene, non sto più a controllare quella zona. Avete rotto i coglioni. Comunque sì, i tesori sono un po' sparsi bene, quindi quell'angolo lì dove c'è anche la presa. Perché continuo a sentire la vostra musica? Oh, che rottura di marroni! Levatevi! Ma non ne ho voglia di affrontarvi. Ah, mi hai anche preso. Oh, se n'è andato, grazie. Foglia. Sta zona, perché non ha un corno? Eccolo qua un tesoro. Test da punti buoni, insomma, vuol dire punti pieni, che vuol dire test di 100% buono. Questa era la zona. A proposito, magari scavando dietro. Questa zona qui però comunque rimane sempre un po' vuota, qua dalla zona d'erba e cose varie. Questa è una foglia. Sto scaricando. Colpa di quei fantasmi del cacchio. Però sì, dovrei stare in questa zona. Troppo vuota. Così vuota che direi che è questa la zona. Oh shit. No, levati, amico. Devo andarmene. Addio, raga. 200 granate mi perde, vabbè. Cavoli. Sad. Thank you.
Brutto modo di finire l'episodio, ma che dire, concluderò poi qui appena finisce quando tutta la civic classifica. Ah, sono tornato indietro nella civic classifica. Vabbè, perché ho perso 200. Chi se ne frega, non è così urgente la cosa. Salvare? No. Però grazie, Telly. Va bene, concludiamo qui. Bel modo di concludere, ripeto. Però, ok. Nella prossima puntata andremo avanti un po' nella storia. Quindi, con oggi che è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie per aver seguito questo episodio. E arrivederci a tutti quanti. Ciao ciao.